Valar Morghulis, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi metterò in sovraimpressione la foto del copione di questo video, giusto per far vedere la gag che mi ha scritto Lucio nel copione, così ridiamo tutti quanti assieme. Perché oggi parliamo di un personaggio che uno è stato brutalmente... brutalmente oggi è la gag, Madonna, la giornata delle gag. Brutalmente tagliato dalla serie TV, e che già in generale poca gente considera, mentre in realtà potrebbe avere nel futuro, specie, quindi mai, dei risvolti interessanti. Oggi parliamo di Val, la cosiddetta principessa dei bruti, che potrebbe avere per l'appunto un futuro niente po' di meno che con Jon Snow, che al momento è tipo morto, ma che potrebbe essere tipo suo marito, circa, forse. Boh. Vedremo anche questa possibilità, ma iniziamo col conoscere Val, che è la sorella di Dalla, la regina sostanzialmente dei bruti, in quanto moglie di Mans Raider, il re oltre la barriera. E per quanto riguarda Val, dal punto di vista fisico, lei è bellissima, ce lo dicono tutti, è una cosa oggettiva, non solo di uno o due POV. E praticamente Sam, quando le parla, non riesce neanche a parlare senza balbettare, essere agitato, tanto è bella Val, con questi capelli biondi, però un biondo tipo color del miele, e gli occhi blu, almeno così vengono descritti inizialmente, anzi gli occhi grigi, però poi a un certo punto vengono descritti come blu, e su questo cambio di colore vedremo magari di dire qualcosa più avanti nel video. Ora, John vede Val per la prima volta nella tenda di Mans Raider, e in questa occasione lei è accompagnata dal suo allora attuale compagno Jarl, che più che compagno ci viene subito essere detto essere il suo nuovo pet, animaletto. Qui sento già un buon nucleo di fan del BDSM che sta formicolando. E probabilmente, cioè in realtà non probabilmente, sicuramente questo nominio deriva dal fatto che Jarl è stata l'ultimo rapimento di Val. Non è stato l'uomo a rapire la donna dal suo villaggio per farsela come moglie, anzi il contrario, è Val che ha rapito Jarl per farlo diventare il suo nuovo compagno. Ma diciamo subito ciao ciao a Jarl, perché lui parteciperà alla spedizione per scalare la barriera insieme a John e creperà, quindi ciao. Poi Val la ritroviamo praticamente quando John va al di là della barriera per trattare con i bruti, ed è quel momento in cui a sorpresa torna Stannis per la nostra felicità e parte questa battaglia, solo che proprio nel mezzo della battaglia Dalla inizia a partorire, quindi sua sorella è accanto a lei e John praticamente le difende la tenda in cui si trovano, solo che purtroppo Dalla muore e quindi non arriverà mai a Castello Nero. Invece Val, insieme a tutti gli altri uomini e donne del popolo libero, diventerà prigioniera dei Guardiani della Notte e di Stannis. Ora, appuriamo il fatto, che dovremmo già sapere in realtà anche piuttosto bene, che a nord della barriera non valgono le leggi che valgono a sud della barriera, quindi morto Mans Raider, nessuno del suo parentato in realtà ha diritti di essere re, regina, principe, duca, quello che sia. Però Val, pur non avendo alcuna autorità effettiva dovuta a un legame di sangue anche alla distanza, alla lontana, con Mans, ha un certo non so che, tanto che alla barriera incominciano a chiamarla la principessa dei bruti, anche perché ha un certo ascendente sul resto della popolazione bruta. E anche Stannis capisce l'importanza di questa donna, la vede come una pedina importante per portare i bruti dalla sua, tant'è che quando fa la famosa proposta a Jon, gli dice che lo vorrebbe rendere uno Stark, il Lord di Grand'Inverno e tutto il resto, gli propone anche di sposare Val in modo tale da utilizzare questo matrimonio per unire bruti e uomini del nord. Quindi evidentemente anche per Stannis lei è molto molto importante. John pensa a lungo a questa proposta, che ricordiamo essere cognome, titolo su Grande Inverno e Val come sposa, che teoricamente dovrebbe significare che John diventa il lord del sud e del nord della barriera, praticamente, perché significherebbe quello. John addirittura pensa che se ci fosse stata Ygritte lì al posto di Val, la scelta sarebbe stata più semplice. E però alla fine, a me piacciono gli Stark, ok, a me piacciono gli Stark, però John è uno stronzo.
Alla fine gli sale il Ned Stark a John, perché John potrà essere figlio di Shara Dane, di Brandon Stark, di Robert Baratheon, tutte le teorie che volete, di chi vuole, però è comunque figlio di Ned Stark. E rifiuta, però nonostante ciò Val comincia a far parte dei suoi pensieri. Mentre Stannis e Jon decidono del destino di Val a sua insaputa, lei in realtà non è che sta lì a girarsi i pollici, è praticamente un leone in gabbia alla barriera, tenta di fuggire più volte e quasi uccide uno dei suoi carcerieri in uno di questi tentativi. E cerca in tutti i modi di vedere Mans Raider, vorrebbe incontrarlo, fa pressioni affinché lui possa vedere suo figlio appena nato e addirittura scongiura Stannis di poter incontrare il suo re oltre la barriera, dicendogli anche che se dovesse risparmiarlo sarebbe disposta a sposare chiunque, potrebbe scegliere chiunque Stannis, basta che Mans venga risparmiato. E qua cominciano le cose strane. Mance non viene risparmiato, almeno sulla pubblica piazza, ma viene giustiziato. Però noi sappiamo che quello che viene giustiziato non è Mance, perché Melisandre ha utilizzato la sua magia per sostituire Rattleskirt al re oltre la barriera. E durante l'esecuzione Val è perfetta, sta lì al fianco di Stannis con un atteggiamento compito, molto pacata, molto sicura, molto autorevole addirittura, ed è molto meno ribelle. Tra l'altro poi successivamente Jon manderà vari ranger tra i più esperti che ha a sua disposizione a cercare Tormund, che con un gruppo di bruti era scappato ed è quindi al di là della barriera. Jon vorrebbe portarlo al di qua anche in maniera pacifica, solo che questi ranger falliscono nel trovare Tormund e lui decide di mandare Val e accetta questa missione, la bruta, anche abbastanza facilmente. E la compie abbastanza facilmente, riesce a trovare Tormund e ritorna a Castello Nero come se nulla fosse, nonostante per diversi giorni abbia disperatamente tentato la fuga. Invece lei compie questa missione e l'unica cosa che chiede è una maggiore libertà di movimento tra barriera e oltre la barriera, anche per fare questo genere di missioni, quindi è molto più calma rispetto a prima. Questo repentino cambio di atteggiamento può far sospettare che in realtà Val sappia dei magheggi di Melisandre, magari ha scoperto che appunto c'è stato questo cambio di persona, forse l'ha scoperto da sola, forse gliel'hanno detto e quindi fa anche parte lei di tutta questa macchinazione. Non lo sappiamo, anche perché in realtà si tratta solo di teorie, e anzi diteci la vostra su come interpretate tutta questa situazione, però sicuramente il fatto stesso di essere ritornata, di non essere scappata, è sospetto per una che ha tentato più volte di fuggire. E non è l'unica cosa che ci fa speculare di questo suo ritorno dal nord più nord, perché innanzitutto, abbiamo già citato precedentemente, i suoi occhi vengono descritti adesso come blu e non più come grigi, e questa cosa ha fatto imbizzarrire un po' certi fan online. Perché nel mondo di Martin gli occhi blu non sono proprio sintomo di allegria, simpatia e pace nel mondo, quantomeno per quello che ne sappiamo adesso, poi magari gli estranei sono le persone più brave del mondo, simpatiche, in realtà non possiamo saperlo, però tutta questa cosa degli occhi ci porta a far speculare che lei possa avere un collegamento con gli estranei, con la loro magia, però ci sono da fare un pochettino di considerazioni, ovvero la prima: Martin ogni tanto gli succede che cambia i colori degli occhi così a caso, perché magari se ne scorda. E due, in realtà, testimone me con mio padre, che delle volte c'ha gli occhi gialli, ogni tanto ce li ha verdi, delle volte ce li ha grigi, a seconda del colore della luce che colpisce gli occhi, può sembrare che una persona abbia un colore degli occhi diverso rispetto al solito. Magari è solo quello, non c'è la magia cosmica di mezzo. Però a parte gli occhi sono cambiati anche gli abiti di Val, perché torna vestita totalmente di bianco e soprattutto ha questo dettaglio molto particolare, una sorta di spilla che le chiude il mantello, che è in legno di alberodiga con tanto di volto scolpito su questo legno, è molto figlio della foresta style, e con questi nuovi vestiti lei è in netta contrapposizione a Melisandre sostanzialmente, perché sono vestite con colori opposti, sembrano entrambe sacerdotesse, però una del ghiaccio e l'altra del fuoco, quasi come se fossero la stessa persona, però con colori invertiti. Quindi non sarebbe neanche troppo da escludere l'ipotesi che l'autorità regale che ha Val sugli altri bruti
non è tanto dipesa dal suo legame di sangue con la ex consorte del re oltre la barriera, ma perché ricopre per l'appunto un ruolo sacerdotale, quindi dovrebbe avere un ruolo religioso e questa la ammanterebbe dalla solita aura di misticismo e di autorità che hanno il clero. E poi ci si può spingere ancora oltre, perché comunque c'è poco su cui speculare, in realtà sono solo queste poche scene, poche immagini, però l'idea di questa donna che viene dal nord completamente vestita di bianco, con gli occhi blu, ricorda un pochettino la regina della notte, no? Quella donna totalmente fredda che aveva corrotto il Lord Comandante, che poi è diventato il re della notte. E quindi nell'ottica di rivedere quella storia che si ripete con tutti quei parallelismi che sono tipici di Martin, c'è chi sospetta che con John e Val si possa ricreare quella dinamica tra re e regina della notte. L'ultima cosa che dobbiamo far notare sul comportamento di Val è che non le sta per nulla simpatica Shireen, ma non perché la bambina abbia fatto qualcosa di male in sé per sé, ma perché per lei e per i bruti in generale Shireen è una bomba a orologeria. Il morbo grigio non sarebbe passato, sarebbe solo lì in attesa di risvegliarsi, e qualora si risvegliasse la barriera sarebbe la fine per tutti quanti quelli che stanno là. Sembra un pochettino crudele, ma c'è da dire che Val è una brutta e viene da un popolo che ai bambini fino ai 2 anni d'età non dà il nome, perché la mortalità infantile è altissima, quindi sanno che certe cose brutte possono accadere. Più che cattiveria, questo è un pragmatismo che dipende dal mondo molto duro in cui è nata e cresciuta Val. Mi basti pensare che quando ha saputo che è morto Jarl, che comunque era il suo amante, sì, ok, era dispiaciuta, però non ha fatto una piega, perché ci sta, fa parte della vita anche quello. E sarà interessante vedere cosa succederà tra Shireen e Melisandre o Val, perché noi siamo portati a credere che alla barriera succederanno un paio di cose: Jon Snow ritornerà in vita, Shireen morirà e c'entrerà Melisandre, anche perché nella serie televisiva è quello che abbiamo visto, però chissà che non c'entri anche Val. Perché se a questo punto dobbiamo vedere Val come una qualche negativo di Melisandre, a questo punto, anche a livello cromatico per come ci si presenta, è una sacerdotessa con la magia del ghiaccio, volendola chiamare così, nelle vicinanze di Shireen e con Jon, che attualmente da 12 anni sta lì a sanguinare sul terreno della barriera, perché sì, non possiamo dare per scontato una mancanza totale di ruolo di Dival in tutto quello che pensiamo accadrà lì. Chiudiamo questo video con alcune discussioni che si possono trovare online, perché Jon e Val sono al centro di diverse ship, questo è poco ma sicuro, però c'è già gente che li vede come una possibile coppia di fatto, forse anche un po' a loro insaputa, sì. Soprattutto all'insaputa di Jon, che non sa nulla ovviamente, quindi non sa di essere sposato a quanto pare, perché c'è una scena innanzitutto particolare in cui Val chiede a Jon se è stato lui ad uccidere Jarl o se effettivamente è morto in una sorta di incidente. Il punto è che lei già sapeva delle circostanze in cui era morto Jarl, quindi questo andare a insistere, a chiedere a Jon cos'era successo, sembra un pochettino strano, no? Jon semplicemente conferma quella versione, dice no, è stata la barriera, non sono stato io. Però già questo insistere sul sapere cos'è successo è un primo indizio. Perché se Jon avesse in qualche modo ucciso il compagno di Val, significherebbe, secondo il costume dei bruti probabilmente, che adesso è lui il, mo perdonatemi, tra molte virgolette, padrone di Val, che l'ha rubata e l'ha fatta sua compagna. Così funziona. Per favore, capito che siamo nel 2022, ma non venite a rompere le scatole. Quindi, probabilmente se fosse stato così, Val sarebbe stato in automatico la moglie di Jon, senza che Jon sapesse alcunché di questa cosa. C'è chi specula che in realtà sia già così, perché comunque lui è il Lord Comandante dei Guardiani della Notte, lei è prigioniera dei Guardiani della Notte. La barriera è parte del suo potere, tecnicamente, quindi anche se la barriera ha ammazzato Jarl, che quindi, forse, secondo alcuni, sono già una coppia e non lo sanno, quantomeno se non lo sa qualcuno sicuramente è Jon. Però ovviamente si tratta di speculazioni, si tratta di teorie, diteci la vostra. Soprattutto diteci la vostra riguardo ai sentimenti che Val potrebbe o non potrebbe provare nei confronti di Jon, perché da parte sua, di Jon, non ci sono molti dubbi. Leggiamo i suoi pensieri e vediamo che Val
inizia a far parte dei suoi pensieri, qualcosa la sta provando a livello di attrazione, a livello di interesse. Però c'è da dire pure che John ha 17 anni scarsi, questa qua è tipo una dea scesa in terra. Vediamo. Diciamo che dal punto di vista di John è più ovvio pensare che possa provare qualcosa. C'è addirittura chi pensa Val potrebbe diventare lei la Nissanissa della situazione se John risulterà essere Azor Ahai. Dal punto di vista di lei siamo nel dubbio. Perché non abbiamo un POV di Val, quindi noi non sappiamo i suoi pensieri. Vediamo ciò che vediamo tramite gli occhi di chi sta alla barriera. E semplicemente lei potrebbe comportarsi in maniera più gentile, in maniera più pacata, perché è venuta a conoscenza del piano di Stannis, Melisandre, Mense vivo e tutta quella situazione lì, oppure si vuole solo ringraziare il nuovo Lord Comandante Guardiano della Notte per poter tornare in pace a nord della barriera, sventare tutto quanto il pericolo che c'è adesso con l'arrivo dell'inverno e mantenere dei buoni rapporti, quindi senza nulla di romantico. Magari anche lei sacerdotessa, tutto il resto, quello che è, ma semplicemente si comporta come un capo di stato con un altro capo di stato. Fateci sapere come li vedete, se li shippate, se effettivamente anche Val potrebbe o meno ricambiare questi sentimenti. Noi chiudiamo qui. Abbiamo detto. Sai perché ci potrebbe stare un rapporto tra Val e John? Mi dica. In ottica John Harris, quindi John e Daenerys che si mettono insieme alla fine, Daenerys ha due interessi romantici al momento, sì. Khal Drogo e Daario. John ne avrebbe due con Val, una morta in condizioni tragiche come per Khal Drogo, tra l'altro morta fra le braccia del protagonista, e poi ci sarebbe quest'altro nuovo interesse che andrebbe a risvegliare una fiamma che si pensava Val sopita. Val sarebbe il corrispettivo di Daario. Daario Naharis. Solo che Daenerys non si può mettere con Daario perché lui è un mercenario. E John non si può mettere perché... John vogliono che si metta con Val, però è lui che dice no perché... Sono il Lord Comandante, bla 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 bla. Che belli parallelismi, diteci voi cosa ne pensate, perché è un argomento interessantissimo come personaggio e tutto quello che gira intorno, ma ovviamente nella serie è stata tagliata. Qua stiamo aspettando i libri da 50 anni e le cose che stanno su Val sono pochissime. Abbiamo aperto un canale pensando, ma tanto fra qualche anno uscirà sto libro, no? E ne approfitteremo. Abbiamo tempo per sviscerare tutto quanto, poi arriverà il nuovo libro e boom, 8 anni dopo siamo qua. Grazie a tutti per averci seguito, non solo in questo video ma in tutti i nostri video, soprattutto ultimamente con quelli dei Lannister, abbiamo visto che vi sono piaciuti molto. Ringraziamo i Patreon, tra l'altro l'ultima Patreon, la bruta oltre la barriera, dovrebbe essere più contenta di così non si può, perché cioè, in realtà il suo nome uscirà con 3 settimane di ritardo perché avevamo i video già pronti, però è giusto, vabbè, che come coincidenza capita con un video su una bruta oltre la barriera, quindi grazie mille a tutti. Quindi ringraziamo poi chiunque vorrà sostenere il canale, non solo tramite Patreon ma anche tramite Pampling, codice sconto Stannis. Infatti se fate acquisti su questa piattaforma di magliette, scarpe, zaini, canotte, costumi, chi ne ha più ne metta, avrete il 20% di cashback sugli acquisti, quindi avrete del credito riutilizzabile poi in futuro su nuovi acquisti e un paio di calze gratis, sotto a darci qualche soldino che noi accumuliamo come delle formichine previdenti in vista del grande inverno che sta per arrivare, quando mai siamo a 40 gradi qua. Che altro in vista di agosto, che sarà un mese pieno di contenuti e speriamo di poter creare qualcosa di figo. Ragazzi, non ci saranno ferie quest'anno. Quest'anno non c'è ferie. Hanno deciso di mettere tutte le serie del mondo ad agosto, quindi. Qua ad agosto noi si lavora di brutto, quindi raga. Valardo Eris, proprio letteralmente. Ma anche Morghulis, che qua. Morghulis quello sempre.